con Sergio D'Elia, che dovrebbe essere, ci dovrebbe aspettare in linea. Ecco, chiamiamo Sergio D'Elia. Pronto, Eccomi. Sergio? Senti? Ecco Sergio, ci devi scusare tantissimo Eccomi. per il ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi e siamo dovuti partire con qualche minuto di ritardo. Allora, favoriamo l'ingresso in video anche di Sergio D'Elia. Perfetto, che con la bandiera di Nessuno Tocchi Caino alle spalle. Sergio D'Elia, voglio ricordarlo per chi non lo sapesse, le pochissime persone che non dovessero saperlo, è il segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, l'associazione grazie alla quale. Quanti anni sono passati ormai, Sergio? Sono 2 anni e mezzo, credo, giusto? In cui c'è l'anno in cui è stato 2007, 4 ormai. 2007, ormai 4 anni. È stata approvata in sede ONU, con la Commissione di diritti umani delle Nazioni Unite, la moratoria delle esecuzioni capitali. E Nessuno Tocchi Caino ogni anno esce con un rapporto sulla pena di morte, il titolo è proprio La pena di morte del mondo, e proprio giovedì scorso c'è stata a Roma, con la presenza anche del ministro Frattini, credo, se sarà preannunci era preannunciato almeno, la presentazione del No, rapporto c'era. C'era la presentazione del rapporto 2011. Raccontaci, Sergio, com'è andata e comincia a parlarci di questo rapporto, quali sono le linee essenziali. No, la presentazione è stata un evento, direi, straordinario, per la presenza delle personalità che hanno preso la parola, oltre al ministro Frattini, che peraltro ha fatto un ottimo intervento, non soltanto nel merito della pena di morte, ma anche su altre battaglie del Partito Radicale che lui ha dichiarato di voler condividere. Ma forse la presenza più significativa e per noi prestigiosa è stata quella del ministro dell'Educazione, oltre che portavoce del governo di transizione tunisino, Tayeb Bakhush. Una vecchia nostra conoscenza, un antico militante dei diritti umani, ora lui è un ministro, ma fino a pochi mesi fa, si può dire, era l'opposizione, nel senso che rappresenta una storia ultradecennale di lotta per i diritti umani, per la tutela dei diritti umani sotto il regime di Ben Ali. Noi lo abbiamo conosciuto la prima volta nel 1995, quando ci siamo recati a Tunisi per fare insieme all'Istituto Arabo dei diritti umani che lui presiedeva e ha presieduto finché non è diventato ministro, ora è presidente onorario, la prima conferenza sulla pena di morte nel mondo arabo, organizzata proprio da Nessuno Tocchi Caino e dall'Istituto Arabo dei diritti umani. Lui ha fatto anche lui un ottimo intervento, ma soprattutto ha ribadito l'annuncio che praticamente a qualche settimana dall'insediamento del governo tunisino di transizione dopo la fuga di Ben Ali nel febbraio scorso, nel gennaio, fine gennaio scorso, lui ha fatto di tutto perché quel governo di transizione annunciasse la ratifica dei più importanti patti internazionali o protocolli internazionali a tutela dei diritti umani. Il governo di transizione tunisino è stato di parola perché già ha ratificato lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, quella chiamata a giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità, ha ratificato anche un protocollo importante al patto aggiuntivo, opzionale rispetto al patto internazionale sui diritti civili e politici, il primo protocollo per l'esattezza, che assicura da parte del paese che lo ratifica l'accettazione della giurisdizione internazionale in materia di violazione dei diritti umani. Il governo ha annunciato, e Tayeb Bakhush ce lo ha ribadito, la promessa finora di ratificare il protocollo decisivo per chi ha a cuore la battaglia di Nessuno Tocchi Caino e il secondo protocollo aggiuntivo al patto internazionale sui diritti civili e politici che, una volta ratificato da uno Stato, automaticamente equivale, significa l'abolizione della pena di morte. Beh, se pensiamo che la Tunisia è stato un paese che in questi anni, con Ben Ali al potere, ha negato quelli che sono i principi fondamentali dell'umanità,
Ecco, se nel giro di qualche mese addirittura si ratifica un protocollo che significa l'abolizione di quella che è il di quella pratica, di quel sistema che nega il principio fondamentale appunto, del diritto alla vita, ma anche della possibilità di una persona che finisce sotto un processo di non essere soppresso a seguito di una sentenza che quel tribunale ha emesso. Poi c'era Marco Pannella che ha colto l'occasione, diciamo attraverso Radio Radicale, perché poi del suo intervento poco è stato raccolto sia dalle televisioni che dai giornali, per ribadire quella che è, diciamo, in un paese che ha abolito la pena di morte, l'equivalente della pena di morte, e cioè la pena illegale, che poi può comportare la morte, perché le condizioni di vita all'interno delle carceri italiane significano anche che l'esecuzione di una pena, e noi sappiamo che nel carcere non ci sono soltanto persone con una sentenza definitiva da eseguire, ma anche buona, quasi il 45%, buona parte quindi dei detenuti italiani che sono addirittura in attesa di una sentenza definitiva. E comunque le condizioni di detenzione per quelli in attesa di giudizio o le condizioni di esecuzione della pena per quelli che sono definitivi, nella situazione strutturale di tortura che connota le carceri italiane, equivale ad una pena di morte illegale, perché noi l'abbiamo come paese abolita da 20 anni ormai definitivamente per quanto riguarda anche i codici penali Militari. militari, mentre lo sappiamo che già dopo la liberazione fu abolita per quelli ordinari. Però oggi passare nelle carceri italiane significa essere sottoposti a un trattamento disumano e degradante che arriva anche alla morte per suicidio o presunto tale, per omicidio diretto, a seguito anche di torture fisiche e pestaggi, come pure accade nelle carceri italiane, oppure per cosiddetta malattia, cioè si muore in carcere molto più facilmente o per suicidio o per malattia. Il calcolo che è stato fatto è una probabilità 20 volte superiore ai cosiddetti cittadini normali, quelli che vivono fuori dalle galere. Ebbene, di questo intervento di Marco, che poi in realtà riprendeva le parole del Presidente della Repubblica pronunciate in una sede solenne alla fine di luglio nel Senato della Repubblica, il Presidente della Repubblica partecipando ad un convegno organizzato proprio dai radicali, in particolare da Marco Pannella, ha detto che le condizioni di esecuzione della pena in Italia costituiscono una violazione contraria ai principi costituzionali. Beh, il Presidente è stato censurato e Marco Pannella continua a richiamare queste parole, a farsi portavoce non del Presidente della Repubblica, ma di quel discorso, però questo ancora non riesce a passare da nessuna parte, perché si nega l'evidenza e nessuno vuole ammettere che, come diceva Voltaire, la civiltà di un paese si misura non dalla bellezza, dalla sontuosità dei palazzi del potere, ma dalle condizioni delle carceri. Fatemi visitare le carceri, diceva Voltaire, dopo potrò giudicare se mi trovo in un paese civile oppure meno. Il nostro paese sicuramente non è un paese civile. Abbiamo nella prefazione di Emma Bonino, nell'introduzione al rapporto 2011, Emma ha ricordato proprio questa situazione drammatica delle carceri, e noi quest'anno abbiamo voluto proprio sulla copertina del rapporto mettere una foto emblematica. Non è l'Italia, ma l'Italia rischia di arrivare a quei livelli, e la foto riguarda una cella di un carcere dello Zambia dove Elisabetta Zamparutti si è recata insieme a Marco Perduca qualche mese fa, ne ha fatto un reportage che abbiamo pubblicato sul rapporto, ma soprattutto è ritornata indietro con una foto in cui si vede un ammasso di corpi umani che dormono in uno stanzone e non si riesce neanche a calcolarne il numero, si vede un incastro di corpi, i piedi dell'uno sulla bocca dell'altro.
sembra proprio un miracolo della geometria, della fisica soprattutto, sul principio sulla impenetrabilità dei corpi, come quelle condizioni sono. Ma poi giungono le notizie, tutto il mondo paese, non soltanto l'Italia. Avrete saputo di questa sentenza della Corte Suprema americana che ha imposto in pratica alle autorità della California di liberare 50.000 detenuti perché erano di troppo rispetto alla capienza regolamentare delle carceri californiane e se appunto dando un termine di tempo di settimane, non direi neanche di mesi, le autorità non avessero ottemperato all'obbligo di ripristinare condizioni di legalità in quel carcere, nelle carceri californiane, ebbene la Corte Suprema ha detto: beh, allora liberatevi, perché in quelle condizioni, anche lì suicidi, anche lì morti per malattia, non si riescono a garantire i diritti umani fondamentali. Sono le parole non di D'Elia o di Pannella o di Bonino, ma sono le parole della Corte Suprema americana. Se le aggiungiamo a quelle del Presidente della Repubblica, beh, sappiamo che la condizione delle carceri costituisce un capitolo davvero grave della situazione in cui si trova non solo il nostro paese, ma la situazione in cui versano le carceri un po' in tutto il mondo. Parole del presidente Napolitano che sono state censurate, non solo, diciamo, perché nello specifico, ma perché più in generale tutto il sistema informativo italiano è in ferie. Quindi non solo si censura il presidente Napolitano, ma in genere non si parla di qualunque tema riguardante la politica italiana e internazionale. Quindi io volevo chiederti, Sergio, quali sono, diciamo, gli obiettivi di Nessuno Tocchi Caino? Perché l'obiettivo della moratoria è stato conseguito nel 2007, no? Quali sono gli obiettivi che si è posto Nessuno Tocchi Caino per gli anni successivi, visto che quello della moratoria era un obiettivo principale che aveva prima del 2007 Nessuno Tocchi Caino? Intanto questo rapporto, come quelli ormai degli anni precedenti, da 10 anni a questa parte, diciamo Nessuno Tocchi Caino fa un rapporto sulla pena di morte dal 1997, quindi sono già 14, cioè siamo giunti alla 15ª edizione del rapporto. Anche questo rapporto documenta sicuramente una tendenza inarrestabile verso l'abolizione della pena di morte nel mondo, che a parer mio sarà ancora più favorevole dopo, diciamo, il crollo, la caduta degli dei nel mondo arabo, cioè di dittatori al potere da decenni. E in questo c'entra la tua domanda, perché noi proprio su questo interverremo in Perché c'è un maniera. rischio su quel fronte, no? C'è il rischio che dalla padella si vada a finire nella brace se le rivolte Tutto arabo da prendono una verificare, ci direzione piuttosto che sono. un'altra. Beh, io direi che intanto parlavamo prima della Tunisia e con la possibilità che si giunga addirittura all'abolizione della pena di morte dopo decenni in pochi mesi. Il Ottimo. Marocco, diciamo le note positive, insomma quello che è accaduto nel mondo arabo sicuramente segna una svolta rispetto al passato e de apre delle prospettive rispetto al futuro non lontano ma prossimo. Dicevamo la Tunisia, il Marocco il 1 luglio scorso ha approvato una nuova costituzione che per la prima volta afferma il diritto alla vita, diciamo come diritto, come principio fondamentale, ma non solo, la riforma costituzionale voluta dal re del Marocco ha finalmente voltato pagina trasformando una monarchia, come dire, di tipo di diritto divino, ereditario, in una monarchia costituzionale. Ci sono paesi in quel mondo, anche sull'onda di quello che sta accadendo da qualche mese, insomma, la Giordania si avvia ad abolire la pena di morte, sono ormai 7-8 anni che non pratica l'esecuzione, lo stesso il Libano. Diciamo, c'è però un banco di prova rispetto anche a quello che tu notavi, il rischio di passare dalla padella alla brace. Secondo me una cartina di tornasole proprio chiara e evidente c'è ed è costituita dal processo in corso in Egitto all'ex dittatore Esatto, Hosni Mubarak. Mubarak. Quindi diciamo il banco di prova è costituito sicuramente dall'Egitto. Detto molto chiaramente, se il governo egiziano garantirà al vecchio e malato dittatore quei diritti fondamentali che lui per primo ha negato
ai suoi sudditi, e il processo non si concluderà con la pena di morte, che è quello che lui rischia per i reati per cui è stato accusato, beh, sarebbe allora evidente una soluzione di continuità rispetto a sistemi e pratiche del passato. Se questo non dovesse avvenire, cioè se in quel processo si celebrerà la vendetta dei vincitori, io uso questo termine da tra mille virgolette, perché sappiamo bene che del governo di transizione egiziano fanno parte strettissimi collaboratori di 30 anni di regime di Mubarak, a partire dal capo dell'esercito, eccetera. Quindi è tutto da vedere. Diciamo che il banco di prova sarà questo, il caso Mubarak. Se l'Egitto invece perpetuerà le pratiche e i sistemi del passato, a partire dall'esecuzione dell'odiato oggi dittatore Mubarak, beh, io direi che soluzione di continuità non ci sarà. Ed è un fatto simbolico questo, proprio perché Mubarak si è macchiato dei peggiori crimini, no? Contro l'umanità, contro il suo stesso popolo. Ebbene, il nuovo Egitto non può ricadere in quei crimini, a partire dal crimine supremo, cioè l'omicidio di Stato, anche se, come dire, inflitto al responsabile di orrendi crimini nei confronti del proprio popolo, ma proprio per dare un segno di cambiamento, di un nuovo Egitto. Io credo che il nuovo Egitto non può nascere all'insegna di una pena capitale, e quindi questo sicuramente. Cosa faremo? Beh, Nord Africa e Medio Oriente, il progetto di Nessuno Turchino per i prossimi 2 anni è rivolto innanzitutto a questi luoghi, a questi paesi, proprio perché da questo mondo arabo, e non solo arabo, diciamo medio orientale, segni di cambiamento che possono far sperare ad una, non soltanto alla moratoria, all'abolizione della pena di morte, ma un cambio di regime, di registro all'insegna della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani fondamentali. Poi c'è il mondo buio della pena di morte, quello dove viene praticata al 99 quasi per cento, che è l'Asia, Certo. il continente asiatico. La Cina sappiamo che è campione anche quest'anno, è salito al primo posto quanto al numero di esecuzioni, quasi 5.000, ma c'è il rapporto alla popolazione, cioè il numero delle esecuzioni, il rapporto al numero degli abitanti, il primo in assoluto della lista sicuramente l'Iran, che quest'anno nel 2010 ha raddoppiato le esecuzioni rispetto al 2009, e nel 2009 erano state già oltre 400. E nei primi 6 mesi di questo anno, del 2011, sono addirittura triplicate rispetto all'anno precedente. È evidente che il problema, la Cina. Noi monitoriamo la situazione di anno in anno e possiamo sicuramente dire, certo, non è una democrazia, certo è uno Stato autoritario se non apertamente dittatoriale, certo non sono garantiti i diritti umani fondamentali per i tibetani, per gli uiguri, ma direi in assoluto per tutti i cittadini cinesi, per i Falun Gong, per i rappresentanti delle chiese cristiane. Quelle clandestine, perché quelle poi ci sono quelle statali autorizzate, che quelle non hanno problemi. Però sicuramente sotto il profilo della pena di morte, che possiamo definire un piccolo indicatore comunque di segnali che anche oltre la muraglia cinese giungono fino a noi, le esecuzioni stanno diminuendo di anno in anno. Però l'Iran è davvero un problema. Il problema in Iran non è la pena di morte, il problema in Iran è che Il manca regime. il regime dei mullah. È un regime che ha dichiarato guerra. L'Occidente pensa che l'abbia dichiarato all'Occidente con la minaccia delle armi di distruzione di massa di cui si starebbe dotando. Ma l'Iran ha dichiarato una guerra innanzitutto al suo stesso popolo, il regime dei mullah. Al suo stesso popolo, ai cittadini iraniani, e lì la soluzione più che all'abolizione della pena di morte attiene all'affermazione dei principi fondamentali del vivere civile, democratico, del rispetto dei diritti umani. Questa è la battaglia da fare
In Iran, certo, con le armi di attrazione di massa, non con quelle di distruzione di massa, perché non si può pensare di fare in Iran quello che si è fatto in Iraq, perché è vero quello che Marco spesso ci ricorda, che poi non è vero che i fini giustificano i mezzi, no, il fine della libertà giustifica il mezzo della violenza per ottenere quella libertà, perché poi è vero che i mezzi segnano i fini, li pregiudicano e quindi non si può fare l'invasione dell'Iran. Però le armi di attrazione di massa, le radio Londra rivolte al regime iraniano, ai cittadini sudditi del regime iraniano, perché siano raggiunti dall'informazione, perché siano rafforzati, perché siano, non si tratta appunto di esportare la democrazia, ma di rafforzare i movimenti democratici, gli oppositori democratici al regime iraniano, a partire dalla resistenza iraniana che va assolutamente aiutata nella misura in cui la resistenza iraniana ha scelto di usare le armi della non Non violenza violenza. per cambiare quel regime. Bene, Sergio, ci sono alcune domande dalla chat. Intanto voglio ricordare a chi ci sta seguendo, se si è appena sintonizzato sul nostro sito, meglio sintonizzato, si è appena collegato al nostro sito tvradicale.it, che anche questo programma sarà disponibile già da domani su YouTube, quindi sarà possibile revisionarlo e condividerlo. Allora, ci sono delle domande dalla chat. Americano, che è sempre un po' polemico, chiede: allora, per tutti gli anni 2000, sia Marco Pannella che Sergio hanno affermato che con l'approvazione all'ONU della moratoria veniva meno la ragion d'essere di nessuno tocchi Keino. Non è stato così. Perché? Un po' hai già risposto, Sergio, a questa domanda. No, ma perché non è vero, noi non abbiamo affermato che la moratoria, no, nel senso forse il riferimento è alla denominazione originaria della Lega Internazionale di cittadini e di parlamentari per l'abolizione della pena di morte entro il 2000. La storia ci dice che noi siamo giunti non all'abolizione, ma alla moratoria, che è il passo propedeutico all'abolizione, nel 2007. Nel 2007 abbiamo, come succede anche in altri campi, penso alle questioni sindacali, un po', come dire, stipulato un contratto con le Nazioni Unite, cioè con i paesi membri delle Nazioni Unite. Il contratto cosa dice? Dice appunto moratoria delle esecuzioni nella prospettiva dell'abolizione definitiva della pena di morte. Ora, non è che andremo avanti tutta la vita finché la pena di morte non sarà stata abolita nell'ultimo paese in cui rimarrà in vigore nel mondo, magari da qui a un secolo. Io sono molto più ottimista e credo che ormai il trend è talmente accelerato che i tempi sono molto più veloci. Però il contratto, come quelli sindacali, impone poi la sua applicazione, la sua implementazione, termine orribile, significa realizzare gli impegni che in quella risoluzione ci sono. E gli impegni fondamentali sono, certo, la moratoria, ma anche nel frattempo la riduzione dei reati capitali, la trasparenza, altro termine orribile, cioè noi preferiamo dire il superamento dei segreti di Stato nel sistema della pena di morte. Se il sistema è avvolto dal segreto, quel sistema produce più condanne a morte e più esecuzioni. È un fatto, direi, scontato, direi quasi ovvio, banale. Se io faccio decine di migliaia di esecuzioni, non è il caso più in nessun paese del mondo, diciamo migliaia di esecuzioni per quanto riguarda la Cina. È chiaro che ho tutto l'interesse per non andare incontro all'opinione pubblica internazionale, non andare contro la risoluzione dell'ONU, quindi non di nessuno Tocchi Caino, ma dell'ONU. Allora ho bisogno che il numero delle esecuzioni siano tenute segrete. E quanto più sono segrete, tanto più sono numerose. Il solo renderle pubbliche, cioè sapere quante condanne ogni anno, quante esecuzioni ogni anno, già questo costituisce una sorta di dissuasivo, di antidoto all'esecuzione capitale, perché non possono dire al mondo che in Cina si ammazzano, diciamo, tra virgolette, legalmente migliaia e migliaia di persone. Questo è un obiettivo della risoluzione. Il progetto di Nessuno Tocchi Caino è quello di giungere non soltanto all'abolizione tramite le moratorie, ma anche di giungere ad una maggiore trasparenza del sistema della pena capitale, perché la conoscenza resa agli cittadini
all'opinione pubblica interna, ma soprattutto alla comunità internazionale, all'opinione pubblica internazionale, costituisce un deterrente, questo sì, è il caso di dirlo, la pena di morte non lo è, ma un deterrente rispetto a un maggior numero di condanne e di sentenze. Andremo appunto, guarda un po' anche in Cina, perché ho detto Nord Africa e Medio Oriente, ma con Olivero Toscani, con il segretariato sociale della RAI, pensiamo di fare proprio una campagna nei paesi dell'est e del sud-est asiatico. Non abbiamo i soldi evidentemente per fare media campaign, per fare campagne di sensibilizzazione oltre che di informazione sociale sulla pena di morte. Allora il seminario con il Toscani, il segretariato sociale che già ne ha fatti in Africa, nei Balcani, è quello di, come dire, di formazione, di formare gli addetti alla comunicazione sociale e all'informazione di quei paesi, e lo faremo, guarda un po', ad Hong Kong, che è certo, diciamo, Cina dal punto di vista della geopolitica, ma è un po' un'isola nel grande mare cinese, perché esistono standard. Non è un caso che Hong Kong ha abolito la pena di morte, pur essendo in Cina, non ci sono sentenze ed esecuzioni capitali. E lì, probabilmente con la scuola di giornalismo di Hong Kong, faremo questo seminario, che poi sarà accompagnato da missioni in vari paesi di quell'area per dire no, rispettate diciamo la richiesta di nessuno tocchi Caino, ma rispettate la richiesta che viene dalle Nazioni Unite. Quindi insomma, se il nostro interlocutore in questo momento mi fa piacere, insomma, possiamo anche decidere di chiudere nessuno tocchi Caino per fare piacere a lui, ma diciamo che l'urgenza in questo momento è che quel patto di sindacato, diciamo, con i paesi membri dell'ONU sia rispettato. E non è automatico, i governi che quel voto lo hanno voluto, lo hanno ottenuto, promuovendo la risoluzione e ottenendo quei risultati favolosi che ci sono stati, perché non c'è stato solo il 2007, poi di nuovo nel 2008 e l'ultima volta nel dicembre dell'anno scorso, con sponsor e voti a favore sempre in aumento, no? Beh, soprattutto i paesi che quel voto lo hanno fortemente voluto, poi non è che stiano facendo tanto perché i contenuti di quella risoluzione siano rispettati, applicati in concreto e in tutte le circostanze, in tutte le parti del mondo. E qui ho paura che debba supplire proprio il partito radicale, non violento, transnazionale, transpartito e nessuno tocchi Caino, un po' la diplomazia parallela radicale, già accaduto in passato, no? Che non soltanto debba convincere, aiutare i governi, ma in molti casi anche supplire alle loro mancanze rispetto non alle nostre richieste, ma alle loro richieste, ai loro impegni assunti a livello interno, a livello internazionale. Bene, Sergio, un'ultima domanda che arriva dalla chat da parte di Gianni Colacione, che chiede una cosa che esce un po' dal discorso, ma in realtà non tanto sul discorso che abbiamo fatto prima sulle carceri, sulla giustizia. Ti chiede se avessi potuto come avresti votato per l'arresto, pro o contro l'arresto di Papa? Avessi votato pro o contro l'arresto di Papa in Parlamento? Beh, guarda, la cosa è molto, secondo me, è molto semplice. Noi siamo contro la carcerazione preventiva, o quantomeno contro la carcerazione preventiva estesa ad una fattispecie innumerevole di reati. Noi siamo contro quello, ma finché in Italia ci sarà una legge sulla carcerazione preventiva, che noi non vogliamo così com'è, anzi sono depositate in Parlamento proposte di legge volte drasticamente a ridurla, se non ad abolirla, per arrivare magari a un sistema di tipo anglosassone, quello sulle cauzioni, le cose eccetera, ma finché c'è questa legge io credo che vada rispettata. Fa specie che coloro i quali sono contrari alla carcerazione preventiva, coloro i quali sono contrari alla carcerazione preventiva, però, come dire, ad personam, se la carcerazione preventiva di uno di loro va abolita, se la carcerazione preventiva per
decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di poveracci che finiscono in carcerazione preventiva in attesa di un processo che magari non si farà mai, ma intanto vanno in galera perché hanno consumato droga o perché hanno una piccola quantità di hashish, per quelli, anzi, le leggi in Parlamento, oppure perché si è immigrati in maniera clandestina. Le leggi, coloro i quali sono per l'abolizione della carcerazione preventiva ad personam, le leggi che invece l'hanno estesa in maniera esasperata a queste fattispecie che io ho appena citato, ma sono tantissime le altre, beh, direi che da parte loro la predica non può venire. Cosa hanno votato i radicali, come hanno votato. I radicali sono contrari alla carcerazione preventiva. Ma sono perché si abolisca questa o si modifichi profondamente la legge, sicché poi si possa essere coerenti. Lì la domanda non era peraltro carcerazione preventiva sì, carcerazione preventiva no per Papa. La domanda era un'altra. Si doveva votare sì o no alla domanda: esiste o no la persecuzione da parte dei giudici, dei magistrati? Esiste no fumus persecutionis? Allora, Maurizio Turco, che si è letto e studiato benissimo le carte che erano presentate in Parlamento e le ha condivise con gli altri deputati radicali, a quella domanda hanno risposto no, non esiste un fumus persecutionis, cioè non c'è un pregiudizio persecutorio nei confronti di Papa. Questa era la domanda. Non era la domanda, ma lo mandiamo in galera oppure no, alla quale si doveva rispondere. Per cui ritengo che loro abbiano fatto bene, convinti delle carte, a votare in quel modo. Però nello stesso tempo, farebbero bene coloro i quali sono contrari alla carcerazione preventiva a corrente alternata, laddove da un lato c'è soltanto 1 o 2 persone a cui non applicare, dall'altro ce ne sono decine di migliaia a cui la si applica tutti i giorni, beh, farebbero bene a presentare una proposta di legge come noi abbiamo fatto in Parlamento, i numeri ce li hanno, anche per farsela approvare. Poi hai citato due esempi, Sergio, che sono quelli delle questioni legate alla droga e delle questioni legate all'immigrazione, che sono due leggi che sono state due iatture per il nostro paese, la Certo. Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi. Certo. Che Tutta la fanno sì che questione. in Italia ci siano 70 quasi mila detenuti, di cui diciamo che una buona metà sono nel combinato disposto tra Bossi Fini e Fini Giovanardi. Ok, ringraziamo Sergio De Via veramente tanto e speriamo di averlo presto nuovamente nostro ospite, ospite di TV Radicale. Ricordo che Grazie a te questo. Roberto e a chi ci ha seguito. Ecco, ringraziamo Sergio De Via e ricordo che anche questa trasmissione sarà disponibile sul nostro sito internet www.tvradicale.it. Salutiamo Sergio De Via, torniamo nello studio e ci prepariamo per il collegamento con Dimitri Buffa.